Ciao a tutti, benvenuti nel nostro canale Y2K Sane Adventure. Io sono Max. Oggi è il video numero 9, in realtà sarebbe il video 8 parte 2, perché ho fatto qualche errore nel video precedente e mi sembra giusto correggerlo in questo. Per chi non se lo ricordasse, il video precedente, il numero 8, installavamo un plugin per verificare e analizzare tutte le informazioni che ci arrivavano dal nostro regolatore di carica Victron, quello per i pannelli fotovoltaici. Ti consiglio quindi di guardare prima il video parte 1 e poi passare a questo video, perché non andremo a rifare tutto il setup che abbiamo fatto nella parte 1, faremo soltanto alcune modifiche in questa seconda parte in modo tale da ottimizzare al meglio il plugin. Dopo aver registrato il video e ormai averlo pubblicato, ho contattato perché qualcosa non mi tornava. È vero che abbiamo poco sole, quindi non riuscivo a capire bene esattamente quanto caricassero i nostri pannelli solari. Ho contattato lo sviluppatore del plugin. Abbiamo avuto qualche scambio di email. Alla fine lui non ha voluto modificare il plugin un po' come gliel'ho chiesto io, perché avevo chiesto di fare alcune modifiche. In realtà mi ha detto di utilizzare il plugin così com'è, perché quel plugin serve anche ad altre periferiche, non soltanto ai regolatori solari. Quindi oggi andremo a modificare l'installazione di Signal Cale nel plugin all'interno di Signal Cale in modo da adattarlo a quello che noi vogliamo effettivamente fare. L'errore riguarda soltanto chi di voi utilizza due o più regolatori collegati. Quindi chi utilizza un regolatore solo non ha alcun problema di visualizzazioni di dati o errati o cose del genere. Perché questo? Perché se vi ricordate bene, come abbiamo visto una volta passata, chi usava due pannelli faceva vedere in alto a destra, sotto il voltaggio, quanto il totale dei pannelli fotovoltaici caricassero le nostre batterie. Peccato, peccato purtroppo, che quel plugin non facesse vedere la somma dei due, ma soltanto un pannello alla volta. Quindi adesso andremo a modificare sia il plugin che una piccola parte in Signal Key. Scusate, una piccola parte in Node-RED in modo tale da fare la somma della potenza che i regolatori inviano ai pannelli solari per avere il totale della carica inviata alle nostre batterie. Come sempre ci colleghiamo al nostro Raspberry via rete, io sono già collegato, eccolo qua, PI4. Apriamo una finestra browser e ci colleghiamo al nostro Signal Key, vi ricordate 10.10.10.1 2 punti 3000. Ci loghiamo in modo tale da avere tutte i permessi per lavorare. La password è Open Plotter Login. Andiamo sotto, no, non salviamo. Andiamo sotto Server, Plugin Config. E sotto il VA Direct to Signal Key, che è il plugin appunto del quale stiamo parlando, dobbiamo andare a modificare questi due parametri, main battery name in SK path. Cioè qui anche qui andiamo a mettere panel 1, così come il name del solar path, e nella seconda batteria, l'abbiamo chiamato panel 2, anche qui andremo a mettergli al posto di house panel 2. Cosa facevamo prima? Andavamo a sovrascrivere sempre sotto house i nomi e i parametri di entrambi i pannelli, quindi non vedevamo la somma, ma li vedevamo in modo alternato. Quindi panel 1, panel 2, così come il nome che abbiamo lasciato qua. Submit, come sempre, dopo questo si fa un restart di Signal Key e aspettiamo che riparta. Come sempre, ci impiegherà qualche secondo, non moltissimo, e aspettiamo che arrivino i dettagli. Per controllare che tutto sia a posto una volta che arrivano i dettagli, eccolo qua, sta quasi finendo di partire. VA Direct Signal è comparso, vediamo se riceve i dati. Non ancora, eccoli qua che stanno arrivando. Andiamo sotto Data Browser e dobbiamo andare a controllare, scrivendo qua per esempio panel 1, che ci sia sia la corrente che il voltaggio sotto il nome panel 1. Vedete? Panel 1, panel 1, panel 1. Se andiamo a vedere poi Batteries e dove va a scrivere i dettagli, vedremo che abbiamo sia la corrente che il voltaggio sia di panel 1 che di panel 2. Ok?
Andiamo adesso in Node-RED. Andiamo in Web Apps, apriamo Signal Key Node-RED, aspettiamo che si apra. Poi a questo punto apriamo una nuova finestra, dobbiamo scaricare il programmino che ho fatto per voi in modo tale da applicarlo direttamente in Node-RED. Quindi come sempre bit.ly/y2k-video. Invio. Andremo sulla nuova cartella video 9 e scarichiamo il Node-RED Solar Panel JSON, che è il software per Node-RED, quindi scarica, ce lo salverà come sempre in download. Chiudiamo pure questo, torniamo in Node-RED, abbiamo questo flow lo cancelliamo perché ne facciamo uno nuovo che vi ho appena caricato, quindi dal menu qui in alto, Flows, Delete, vedete? Lui cancellerà l'ultimo che abbiamo fatto. Quindi a questo punto andiamo in import come facciamo solitamente, selezioniamo il file che abbiamo appena scaricato che è sotto download, quindi andiamo sotto download, Node-RED panel JSON, quello che file che abbiamo appena scaricato, new flow, vi ricordate sempre new flow, import, eccolo qua. È leggermente diverso dall'altro, lo ripeto, è una modifica solo per chi ha più di un regolatore solare. Nel mio caso ne ho due, quindi questo sarà uguale a quello dell'altra volta. Abbiamo aggiunto questa parte dove leggeremo i dati della corrente del pannello 1 e del pannello 2. Andiamo ad associarle a due variabili, facciamo la somma della corrente e andiamo a scriverlo di nuovo in Signal Key. Però lo scriviamo con un nuovo nome, lo chiamiamo sotto All Panel Current, in modo tale da fare la corrente di tutti i pannelli. Abbiamo una variabile in Signal Key che si chiama appunto il corrente di tutti i pannelli. Salviamo, facciamo il deploy. E lui, aspettiamo che funzioni, ce ne accorgiamo quando comincerà a leggere i dettagli qua sotto, eccolo qua, vedi, legge 367 e 402 che sono le correnti che arrivano da entrambi i regolatori e non fa altro che fare la somma, quindi vedete 3224 52 520, questa è la somma dei due pannelli. Quindi torniamo sotto Signal Key, Data Browser, possiamo andare a cercare, abbiamo ben detto All Panel che è la variabile che abbiamo creato, e come vedete abbiamo una nuova variabile che si aggiorna in base a quando gli arrivano i dati dal nostro Node-RED. Se cerchiamo soltanto batteries, abbiamo tutto ciò che riguarda le batterie, cioè tutte le variabili che vengono create dal nostro plugin che dal nostro Node-RED. Quindi vedete panel 1 current e vi dà la corrente, panel 1 voltage, poi panel 2 current, panel 2 voltage che sarà la stessa identica cosa perché qua non fa altro che leggere il voltaggio della batteria, e all panel current che è la variabile fatta da Node-RED che è la somma dei due valori della corrente di carica dei regolatori sulle batterie. Come sempre ci spostiamo su Android, io uso un emulatore. Vi faccio vedere subito una cosa, Virtuino si è appena aggiornato, quindi Virtuino SE che abbiamo installato l'altra volta, che come vi ricordo serve soltanto per visualizzare l'applicazione e non modificarla, si è appena aggiornato con la nuova versione, quindi anch'io lo voglio andare a aggiornare, quindi lanciamo Google Play, vi faccio vedere velocemente, andiamo sull'aggiornamento, gestisci app e dispositivo, visualizzazione dettagli, vedete si chiama Virtuino 6 Viewer, è proprio una versione nuovissima che lo sviluppatore ha appena lanciato, quindi facciamo fare l'aggiornamento e cambia esattamente l'icona, cambia il software, cambia tutto, però è completamente compatibile all'indietro con tutto ciò che abbiamo già sviluppato in passato. Ok, a questo punto lanciamo la nostra applicazione Virtuino 6, questa è la vecchia, vi ricordate, andiamo a caricare la nuova, anzi dobbiamo scaricarla, se no non la possiamo certo caricare, quindi dobbiamo andare sotto il browser e come sempre andare su bit.ly/y2k-video, c'è la versione 1.1 sotto video 9,
sia per il pannello 1 che per il pannello 2. Non è cambiato nulla di particolare, ma se cambiate il nome all'interno di Signal Case, caricate questa nuova versione anche per chi ha un regolatore solo. Allora, noi stiamo lavorando con due regolatori, scarichiamo la versione dei due regolatori, scarica. Una volta scaricato, chiudo il browser, vado in Virtuino 6 Viewer e carico la nuova versione. Quindi andiamo su Load Project, siamo sotto Android, versione 1, due pannelli 1.1, eccola qua. Voilà, e questa è la nuova versione. Cosa cambia? Cambia che abbiamo sia nel primo pannello che nel secondo pannello, vediamo anche quanti ampere sta creando il nostro MPPT, che ovviamente sarà leggermente superiore alla produzione che sta facendo in questo momento, perché l'MPPT, come sapete, utilizza parte dei volt per creare ampere, per creare ricarica. E qui abbiamo la somma dei nostri array, praticamente, come vedete cambia molto velocemente e in base a quello che funziona. Per il resto è assolutamente tutto uguale. Ok, sono molto contento di aver risolto questo problema, perché è estremamente importante vedere quanto la somma dei nostri pannelli fotovoltaici stanno caricando. La prossima volta andremo a collegare nella nostra app anche tutti i dati che arrivano dal battery monitor. Ricordate che era nella scatola, io l'ho installato e ci dà tanti dati in più rispetto ai soli pannelli che producono e basta. Qua ci dà anche lo stato delle nostre batterie. Vi faccio vedere. Vedete, in questo momento qui ci sta fornendo 4,33 volt ampere, quando in realtà i nostri pannelli stanno caricando per 5,56. Però questa è veramente la corrente che sta entrando nelle batterie, perché in questo momento ho anche una scarica. Se io vado ad accendere per esempio la luce del ponte, vedrete che tutto crollerà miseramente, forse potrebbe andare anche in negativo. Cioè io sto anche scaricando qualche cosa. Spengo la luce del ponte e mi ritorno in attivo. Un altro dato molto importante è lo stato di carica delle batterie, il 96,1 in questo caso. Questo che viene chiamato State of Charge, SOC. Questo dato è estremamente importante visualizzarlo anche sul nostro pannellino. Quindi state con noi, sono sicuro che vi piacerà tantissimo il prossimo video. Come sempre, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto e cliccate la campanellina per ricevere le notifiche di quando ci sarà un video nuovo. Ciao a tutti e grazie di essere stati con noi.